Questo è uno dei pezzi che io preferisco. Qua si pesca secca, non c'è altro modo secondo me per pescare nel migliore dei modi questo posto. Adesso andrò in quella piana lì e ora ho appena preso una trota che mi ha fatto diventare matto, non sono riuscito a riprenderla, quindi si trattava di nuova idea, ma sarebbe stata una chilata abbondante. Veramente un pesce potentissimo, molti dei pesci sono nativi qui, perché le idee qui si riproducono, quindi alla faccia di chi ci vuole male, un pesce fantastico. Sì, eliminiamoli dalle nostre acque, poi vediamo che con che cosa pescheremo. Vabbè, detto questo, adesso continuo la mia passeggiata, pesca secca e tantissimi degli spot da battere. Mosca purtroppo piccola, visibilità bassa, ma il tempo è migliorato, sta arrivando il sole, quindi dopo le acque di oggi, le piogge di oggi, mi sembra il momento di asciugarsi. I livelli in questa parte della stagione non sono ancora particolarmente bassi, comunque bisogna fare una pesca molto attenta con dei finali lunghi, sicuramente oltre i 15 piedi. Sto pescando con un tip 6X, è l'unico che mi permette di avere un po' di risalite con qualche rischio di rotture, visto che vi sono alcuni pesci sicuramente di taglia importante, oltre i 60 cm, con la marmorata sempre in agguato, e a volte può capitare di agganciare pesci oltre i 70 cm, sebbene non sia facilissimo. La canna che sto utilizzando è una Soldarini Idropsiche 9 piedi 6 pollici, una canna lunga che lancia una coda 2-3. Una canna lunga, sebbene non sia necessaria in questo tratto di fiume, è fondamentale per cercare innanzitutto di avere un tipo molto sottile, appunto un 6X, un 7X, oppure un controllo completo della pesca, dell'azione di pesca, se si dovesse scegliere la ninfa. Qui le prede sono importanti, quindi serve un attrezzo morbido, capace di compensare le fughe, mulinelli dotati di frizioni adeguate, perché capita di agganciare delle iridee in particolare che portano via tutta la coda ed entrano direttamente nel backing. Quindi sicuramente un'attrezzatura che deve essere bilanciata, leggera, capace di lanciare, ma estremamente sensibile e allo stesso tempo morbida per controllare il pesce. Con una 7-6 classica coda 2-3 veramente mi troverei in grandissima difficoltà nel fermare certi pesci. E le catture e le bollate si susseguono, ci sono dei momenti veramente magici in cui c'è qualche schiusa e quindi con delle piccole effimere montate su 16, su 18, oppure delle sedge altrettanto piccole montate su 16, si riesce veramente a far salire anche in quest'acqua abbastanza calma dei pesci veramente importanti. Su tutte la mosca che mi ha dato maggiori garanzie di successo è la formica Ant. Funziona sempre, difficile che i pesci non salgano sulla formica, magari non salgono quelli grossi, ma si ha tanta azione, tante belle catture possibili, mentre con altri terrestri diventa più difficile, fatta eccezione per il bruco che è stata la sorpresa di questa sessione. Mi ha dato due o tre pesci veramente belli, sorprendenti perché non l'avevo mai utilizzato. Allora, eccolo qua, un breve assaggio di quello che l'idrizza può offrire se affrontato nel modo corretto. Non è sempre domenica, ovviamente, è pesca, i pesci sono tanti, le catture sono possibili, ma bisogna saper pescare. Non è un fiume dove butti un qualche cosa in acqua, questo sale e si attacca, sebbene molti lo pensino, la pesca è diventata impegnativa. I pesci sono splendidi, basta vedere questa iridea superba che rilascio, e ci vediamo al prossimo appuntamento, chissà, magari sul Lunez, il fiume sacro, magari a Temoli. Ci vediamo alla prossima.